Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi volevo proporvi un metodo di chiusura dei punti ai ferri alternativo a quello classico di accavallamento delle maglie. Questo è un metodo che consente di ottenere un margine elastico e in più, cosa che non guasta, dona un effetto decorativo al termine del lavoro. In particolare, questa tecnica è indicata nelle lavorazioni dove il termine del lavoro, appunto, deve risultare morbido e non deve essere tirante e neanche essere eccessivamente teso. Queste lavorazioni possono essere gli scialli, le stole e qualsiasi altro progetto in cui abbiamo bisogno. Soprattutto di evidenziare i bordi a punta o gli smerli, cosa appunto più frequente negli scialli o nelle stole dove si usano molto spesso dei punti traforati. Io vi posso fare questo esempio di uno scialle che avevo fatto tempo fa e avevo chiuso proprio con questa tecnica. Ora non è le punte non le avevo bloccate con gli spilli, ma l'avevo leggermente vaporizzato e le punte un pochino si sono ritirate. Comunque, quello che conta è farvi vedere la chiusura, l'intreccio delle maglie, che risulta essere morbido e vedete come risulta anche decorativo, perché le maglie sono state prese leggermente, come vedremo dopo, sono state chiuse ritorte, diciamo. Bene, ora vediamo come si fa. Dunque, si procede in questa maniera. Si lavora la prima maglia a dritto e si comincia con una maglia a dritto. Ora dobbiamo inserire la punta del ferro di sinistra nei due punti del ferro di destra e lavorarli insieme. In particolare il ferro di sinistra andrà messo sopra il ferro di destra in questa maniera. E si lavorano insieme le maglie e di nuovo una maglia dritta, ferro di sinistra nei due punti del ferro di destra e si lavorano insieme. Di nuovo una maglia a dritto, e due maglie lavorate insieme. Una maglia a dritto e due maglie lavorate insieme, un dritto ancora, una maglia dritto, ferro di sinistra nelle due maglie del ferro di destra e due maglie lavorate insieme a dritto. Proseguo per qualche altro punto e poi vediamo il risultato. Ecco, già da adesso si vede come il margine risulta essere più elastico. Ebbene, io ho intrecciato tutte le maglie di questo piccolo campione. E per farvi vedere la differenza, ho chiuso le ultime maglie con l'accavallato semplice, quindi con la classica tecnica di chiusura insomma, che si utilizza per terminare il lavoro. Vedete qui come più tesa e più sostenuta
la lavorazione, mentre con la tecnica che vi ho mostrato adesso il lavoro risulta essere più morbido e più elastico. E qui, come vedete, si è formata questa sorta di catenella decorativa che donerà alle lavorazioni un aspetto più grazioso. Bene, il video è terminato, spero di essere stata chiara e per qualsiasi domanda, chiarimento, contattatemi pure. Se vi è piaciuto il video, mettete un pollicino in su e iscrivetevi al mio canale. E grazie e a presto. Ciao!